Ok, sono in live. Perfetto, salve a tutti e benvenuti in live, ragazzi. Ok. Perfetto, oggi siamo qua su GTA, sempre. Tanto su Life Italia. E andiamo in pattuglia adesso, con lo collega. E soprattutto la nostra Elisa Smith è stata promossa ad ufficiale 1. Bene, andiamo in pattuglia. Bene, collega, possiamo andare. Benissimo. Siamo ad Amuno per il dipartimento, quella che. Sì, ora siamo andata con noi. Ottimo. Perfetto. Faremo un'oretta due di live, vediamo un po' come va avanti col tempo, diciamo, se abbiamo problemi a giocare o no, vediamo, in teoria non dovrei averceli perché sono live, quindi. Abbiamo in totale quanti player nel server? Un bel po', 62. Un po' che trafficato sto parcheggio oggi con lei. Numero 12. Sì. Ciao, grazie Fagiolini per il follow. Grazie mille per il follow, Fagio. Benvenuti in live. Ciao Fagio. Tutto bene, Fagio? Tutto bene, bene, bene. Col tuo Panawi. Col tuo Panawi. Con Pino Maria Panawi. Panawi. Come lo fai tu ora? È strano. Truffatore. Ci vedremo spesso, sì, sia come avvocato e come speriamo basta come truffatore, ecco. I sollevamenti. Guarda, guarda. Poi ho lo per colpa di una calo di malattia, c'ho lo stress altissimo e non posso neanche andare al vanilla, Dio mio, perché. In servizio, diciamo una donna in servizio non si può Questi sono i vedere. colleghi dello sheriff, ci hanno inviato una pattuglia prima a Sì, supporto, eccola visto qui che siamo dietro. solo noi ad Amuno. Sì, era per ricordare. Si può neanche vedere, diciamo, una gente che va a donna al vanilla dietro a donnine pure così, quindi devo aspettare che aprano gli altri business e portarmi a via lo stesso, mamma mia.
magari quando apre il burger faccio un po' di panini, dove sei davanti alla centrale facciamo le pause pranzo al burger shot. Colpa della malattia, come si chiama? Non lo so, che ti fa venire lo stress, mia. Fastidiosa, poi ti curano i medici, ma poi dopo lo stress ti devi attaccare tu, devi curartelo te, lo stress, devi fartelo bastarti da solo. Allora, paghe, sì, abbiamo ricevuto uno stipendio in una fine settimana, sì, no? Lo stipendio ogni settimana, lo stipendio settimanale c'è. C'è. E $7.000 infatti io in banca c'ho 19.320 ora. Però, cioè, servirò $7.000 a settimana da cadetto, penso, perché ho ricevuto la promozione e poi subito dopo lo stipendio, quindi penso da cadetto. Ufficiale 1, devo vedere ancora quanto si riceve. Psicologo. Invece hai visto che questo wipe... Quella che magari in diretta alla palestra pure potremmo fare, sì, prima ne abbiamo fatto uno, palestra, ma... Sì. Sì, abbiamo fatto uno prima, ma... Vediamo, c'è un po' di tempo fa. Invece questo wipe, invece, Makuyasha, cioè abbiamo... tantissimi meccanici, anche abbastanza ben pagati. Tantissimi meccanici e tanti medici, invece lo scorso wipe eri l'unico meccanico, cioè eravate in pochissimi. Questo wipe pieno, guardate, sono arrivati gli stipendi agli meccanici, queste missioni ogni tanto così da fare, che poi anche si è formato molto lavoro anche per loro. Oh, ah. Il Chicken Bell qua è aperto, è accessibile mi sembra, che questo wipe spiega di lavoro. Sì, fai bene. Io finora non ho mai distrutto la volante, finora non ho mai dovuto chiamare i meccanici, diciamo per la mia auto io, per la mia. Non l'ho mai rotta, tipo, non è mai uscito fumo dal motore, mai esplosa. Invece qualche mio collega invece se le rompe spesso, se le rompe. Dipartimento di Polizia di Los Santos, buongiorno. Sì, salve, sono l'avvocato Cox. È possibile avere un agente in centrale? Sì, certo, arrivo. Aspetta, la ringrazio, salve. Salve. Ma mi sto avvocato. Una Chiara? centrale, un avvocato che voleva parlare con qualcuno. Vabbè. Sì, il Spero che non traffico è sia molto quell'avvocato pesante. di ieri, quello che ha spinto per le scale o B, voilà, boh, ha fatto la No, denuncia. non penso. Penso sia Cox, quello con i capelli arancioni. Sì, ho capito. Quello che balbetta. Un Sì, po' strano. l'ho identificato. Sta macchina qua non mi dica che è la sua, perché qua non può parcheggiare, ma non No, vorrei no. che... No, gli avvocati possono. Ah, possono gli avvocati? Benissimo. È vero, c'è l'ufficio, ha ragione, ha ragione. Vediamo che vuole l'avvocato. Buongiorno, mi dica. Ha Sì, salve. Allora, perso la sono valigia? qui? No. Ah, Sono vero. qui perché mi sono trovato il mezzo sequestrato. Però come si può documentare dalla foto del sequestro? Chi l'ha sequestrato? Non lo so, dovreste dire voi. Però come si può evincere dalla foto mi sembra alquanto scontato che non abbia parcheggiato così. In più mi sono trovato tutti quei danni al veicolo. E quindi penso Io non che vedo sia nessun stato. veicolo sequestrato. Sì, targa 173 Seconda. ORK. Sì, guardi in che stato era. Ma lei vede la foto? Sì. Io no.
È stato effettuato il 17 marzo. Un attimo. Ah, la blista. Sì, guardi in che stato era. Lo so, io non so chi l'abbia sequestrato. Ah, sì, so che l'ha sequestrato, certo. Non è colpa nostra lo stato in cui era. Sì, ma neanche colpa mia. Però era posteggiato in modo illegale. Ah, il collega che l'ha sequestrato, eccolo. Garcia? Sì, mi dica. Hai sequestrato tu la macchina del signore, quella che non avevi trovato il nome del proprietario. Dove si trovava la macchina e che modello è? È una Blista 2, ma era al Vanilla Unicorn, ma è stata palesemente incidentata. Ma io le dico, quando vedo una macchina del genere che è stata palesemente incidentata, però l'ho trovata e non l'ho trovata in mezzo a due parcheggi e non ho visto chi l'aveva incidentata. Io solo ho eseguito i protocolli perché ho trovato la sua macchina tra due parcheggi orizzontalmente. Avvocato? Okay. Sì. Guardi, se vuole, dato che ho visto che comunque il danneggiamento dell'autovettura era abbastanza evidente, se vuole gli faccio uno sconto per quanto riguarda il sequestro. Va bene, dato che comunque non penso che lei, avvocato, si metta a parcheggiare in mezzo a due parcheggi. Direi di no, mi ricordo bene che l'avevo parcheggiata in modo consono, ecco. Ok, mi dia 2 secondi, eh? Sì. Diciamo che comunque il costo sarebbe 1600, però se il collega vuole fare uno sconto direi $1000 come standard, diciamo. Come? Senza supplemento. $1000? Diciamo però, che ci sarebbe il costo... Bello scherzetto, insomma. Aver parcheggiato bene mi tocca pagare pure $1000. A momenti me la compro nuova la macchina. Io non so, però diciamo... Adesso parliamo col collega, vediamo un po'. Collega, cosa decide di fare? Se devo pagare più di 500 okay. dollari, non mi interessa il sequestro. Collega, lascio a lei la scelta di fare tutte le cose che vuole. Arrivederci, avvocato. Arrivederci. Allora, cosa diceva prima? Mamma mia, è fastidioso. Fastidioso sto avvocato. Sì. No, mi si erano bloccate le gambe, sinceramente. Ho fatto una piccola corsetta di... per riprendermi un po'. Comunque sì, mi sta sulle scatole anche a me, sinceramente. Ma un po' come tutti qua dentro. Aia, guarda dove hanno parcheggiato le persone. Non ho notato. Le facciamo spostare? In realtà ieri abbiamo parlato con un altro agente, siamo passati e ha detto che qui le potevano mettere, ecco. Solo che questa è in mezzo alla strada, no? Esatto. Andiamo a vedere di chi è. Quanta gente. Salve, buongiorno. Buongiorno. Chi è il proprietario della Brioso nera qui parcheggiata? Scusate, il proprietario della Brioso nera parcheggiata di chi è? No, non è mia. La sequestri, zia. Non è mia. Non è di nessuno? Di chi è la Brioso? Non lo so di chi è. Signori? Occhio, la sequestrano. No, mia neanche.
Vabbè, allora procederemo con sequestro. Perché in mezzo... la brioso nera è sua? Quella che sì. È lì in mezzo alla strada? Sì. Può spostarla per fuori al bordo strada come hanno messo quell'altra vettura lì parcheggiata? Perché? Perché è in mezzo. Vabbè. Ma... Guarda, noi consentiamo di parcheggiare qui. L'unica cosa è parcheggiare al lato della strada. Lei l'ha messa in mezzo così, un po' come si è guarda, trovata. Ci sono anche altri colleghi che non consentono di parcheggiare veicoli qui, quindi è fortunato che noi le facciamo spostare solo l'auto. Va bene, va bene. Tanto ho perso il posto in palestra. Mi dispiace. Dio mio. Tutto bene? Vabbè. Sì, sì. Bah. Vabbè, il proprietario. Questa invece è un po' avanti, eh. La blista è un po' troppo avanti. Sì, è vero, questa sta un po' in mezzo alla strada. Ci vuole rompicazzo, diciamo, rompipalle. Visto la targa? Vede? No, no, vede che è un po' troppo fuori dalla linea, vede, la linea è qui. E la sì, macchina con l'uso di prendere... fuori. Se ci mettiamo a prendere, diciamo, le misure, sarà sì, è 50 fuori... centimetri, 60 centimetri fuori. Comunque sì, è sì. Fuori. Signorina, il suo la blista? Qualche problema? È un po' fuori, da, vede, un po' fuori dal parcheggio, vede qua. Se ah, la sposta okay. Poco più indietro può lasciarla. Va bene, zia. Prego, arrivederci, buona palestra. Bella. Sì, arrivederci. Per bella. Qualunque cosa, 911 se avete bisogno. Sì, sì. Buono sport a tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci, sì. Buon arrivederci. Lavoro. Buon lavoro, signori. Comunque quel ragazzo là non era proprio il massimo, eh. Un po' fastidioso, un po' sì, arrogante. Po'... poi dici perché sequestrate le macchine? Beh, io cerco sempre di farle spostare, ma se poi trovi certa gente che si comporta così... E poi nessuno sa che c'è la palestra anche a Sandy. Vabbè, secondo me per una questione di comodità, siccome la maggior parte stanno qui, vengono qua. Comunque sì, l'hai detto anche tu, cioè me l'hai detto tu adesso che c'è la palestra Sandy, perché nemmeno io lo sapevo. Quindi è stata una scoperta. No, te la faccio vedere. Garcia, hai risolto con l'avvocato? Sì, sì, ho risolto, tranquillo. Ha fatto lo sconto? Invece il capitano ieri l'ha restituita gratuitamente, ma ha sbagliato il modello. Allora ho proceduto io a farlo. Ok. Niente. Normale amministrazione, mi dicono. Stavamo facendo un'indagine, gente Smith, sulle nostre auto, ecco. La maggior parte delle nostre auto, quando si lascia l'acceleratore, la marmitta incomincia sì, a zampillare. Fa un po'... Anche lei fa così? Sì, anche senti, lei? Senti. Sì. Sì. Sì, sì, sì. Va bene. Stiamo facendo proprio questo resoconto, insomma, che se lo diciamo al sindacato e vediamo di farcene un attimo aggiustare, perché... Tutto questo problema non è buono, soprattutto durante gli inseguimenti.
Già. Ottimo. Allora mi segno che anche lei c'ha questo problema, così facciamo il resoconto al sindacato. Prima ci fermiamo a fare benzina qui all'aeroporto. Sì, sì. Come disse l'agente Kelly prima, invece di fare un traffic stop, facciamo un pit stop. Solo che lui l'ha detto seriamente. Di far benzina, vabbè. Vabbè, non ritorno indietro. Al massimo quando... Ok, anche adesso, sì, uguale. Che la vede anche lei quella macchina un po' sì, così. Sì, purtroppo. Ma questi autisti indisciplinati. Vabbè, basta che non si è fatto male nessuno. E qua non c'è proprio nessuno. Nessuno sa che c'è una palestra qua perché non è segnata su GPS. Ah. Già. Guarda qui. Aspita. C'era una volta. Non c'è più ora. Infatti stavo dicendo, ma dov'è? Ma una volta me la ricordavo qua dentro io. E niente, vabbè, l'hanno tolta, hanno deciso di smetterla. Al massimo è solamente sbagliato di qualche isolato, può essere che lì... No, era lì, non ricordo. Lì. Sì. Vabbè, l'hanno dismessa. Vabbè, ci sta. Magari, forse a Paleto ce n'è una, credo di sì. Paleto pure, insomma, l'altro centro più importante. Non lo so, è un'ipotesi che faccio. C'è l'ospedale. Eh sì, comunque infatti non mi sbagliavo. A Paleto c'è un'altra palestra, sì. Sì, a Paleto sì, c'è il business, c'è la palestra, il lavoro, l'impresa. Ma qua c'era una fatta di hippie. Non ho mai capito che ci fanno nei campi. Cioè, meglio, lo immagino, ma... Thank you.
C'è un appostamento con un lato velox. Sì, sto. Sì, sì, tranquillo. Stavo un attimo guardando sul tablet un paio di cose. Ok. Sono pronto. Spostiamo qua con l'autovelox ora. Metto io l'autovelox. Aspettiamo che arrivi qualcuno. User joined your channel. James Carey sta entrando in servizio. 10-4, gente Kelly. E facciamo un controllo della velocità. Abbiamo uno? Sì, quello con la balista. Sì? Può venire in centrale cortesemente. Dovete fare un'altra pick stop un attimo. Abbiamo un agente che può venire in centrale per cortesia. Ce l'ha con me. Cosa ha bisogno? Mi sono io. Sequestro. C'è ancora il furgoncino della Waze News parcheggiato sui parcheggi della polizia. Scende lei, collega? No, scende lei, sa fare tutto? Sì, sì. Ok. Qui a Damuno stiamo per fare un traffic stop. E quasi in piazza centrale circa. Gentilmente spenga l'auto. Sì, già spenta. Prego. Va bene, tenga le mani sul volante. Certo. Mi raccomando, nessun movimento sospetto. Risolviamo tutto molto velocemente. Certo, no, si figuri. Innanzitutto, buongiorno, Carlo. Salve, buongiorno signore. Anzi, buonasera. Ah, sono rimasto al turno di prima. È la SPD. Sarebbe così gentile da favorirmi documenti, patenti senza e libretto di circolazione, grazie. Certo, le prendo dal cassetto. Ok, li ho trovati, eccoli a lei. Va bene. Adesso invece sarebbe così gentile da fornirmi... Come la carta d'identità, immagino, certo, me la sono sì, scordata, esatto. Tenga. Va bene. Va Fagic. Bene, un momento solo che vado in auto a fare un controllo e torno subito. Salve. Lei resti certo. Pure qui tranquillo, che risolviamo il tutto molto velocemente. Collega, mi dica pure chi è il soggetto. Il soggetto è Alfredo Senevada, 28587. Ok, facciamo un controllo. Controlla se la targa corrisponde con i suoi documenti. La targa corrisponde con i documenti. Abbiamo okay, solamente un piccolo problema, ovvero che la patente scade il 18. Ai ai ai. E oggi è 19. Allora, controlliamo un po'. Che è Alfredo Senevada? Sì. Alfredo, vediamo se lo trovo. Alfredo Senevada, ecco qua. Non ha multe né precedenti, la patente è segnata, l'ha fatta già. Comunque è scaduta, diciamo... Facciamo la multa dell'1% per patente scaduta e eccesso di velocità, collega. Va benissimo, a che velocità andava il... Andava a 101 km orari. Ok. Faccia 1% lì per patente scaduta e per eccesso di velocità, ecco. Signor Senevada? Sì, mi dica! Mi duole annunciarla che sono costretto a farle un'ammenda, una multa. Oddio, perché? Che ho combinato? Allora guardi, le spiego. Prima lei andava a 101 km orari in un centro abitato, il limite massimo tollerabile è di 85. Sì. Secondo, la sua patente è scaduta ieri, quindi deve andare a...
Lo so, è da un giorno che cerco di contattare e non c'è nessuno. Io non posso fare niente se non c'è nessuno, se qui non lavorano. Lo so. Ha ragione. Solo che sono già con le pezze al culo. Se devo prendere pure taxi per andare avanti e indietro, cammino a piedi. Su questo la capisco, la capisco. L'unica cosa è che è il mio dovere, quindi signori, purtroppo devo farle una multa. Però ci siamo messi d'accordo. Con il GPS, collega. Vogliamo essere gentili. E le faremo solamente una multa dell'1%, no, visto che non ha precedenti e non ha nulla. È una specie di portatile. Io non volevo sporcarmi la fine. Va bene, certo. È l'icona del portatile, circa sul GPS. No. Ecco, le ritorno innanzitutto i documenti e adesso le faccio un secondo il verbale della contravvenzione. Cercherò, giuro, di fare la patente il prima possibile, ma provo a chiamare ma non rispondono, quindi... Sì. Avevo in centrale. Arrivano anch'io. 10-4. Ecco, a lei. Aspetta. Ma scusi, dato che non lo so, devo andare a pagarla io o me la paga automaticamente, me la scala dal conto bancario automaticamente? No, gliela scaliamo automaticamente dal conto. Perfetto. Quindi non devo fare niente prima che poi ci sono multe e risorse. No. L'unica cosa, mi raccomando, vado a fare la revisione di patente, altrimenti lei non può circolare. Lo so. Prova a chiamare subito. Faccio. Di nuovo. Aspetti un attimo ad andarsene, quando vede spegnere i lampeggianti si allontana. Sì, va bene. Aspetti un secondo. Prega, quanti soldi ha scalato dal signore? Quanti soldi ha pagato la multa? $38.05. Quanti? Il signor Giacomo $38.05. Okay. Perché è stato chiamato da voi. Comunque è tutto a posto, puoi spegnere la peggiore. Arrivederci! Arrivederci. Tutto ok. Comunica in radio io o comunica lei? Quanti dollari ha detto? $38.05. Okay. Aspetta un secondo, collega. Oddio! Fatto un volo, oddio. Mi stavo lasciando la cintura che stavo segnando un attimo la multa, collega, mi scusi. No, la stavo segnando io, la stavo segnando. Ah, ok, meglio. Ah, yeah. Comunque tutto a posto, ho avuto la fortuna di non farmi nulla stavolta. Beh, sono un po' la testa, ma nulla di che. Ok, bene. Ottimo. Togliere in pattuglia. Quanta tra chilometri orari. Spenga il motore. Comunico. Sì. Qui ad A1 stiamo effettuando un traffic stop davanti all'entrata del Vanilla, dove sono circa le entrate dell'autostrada. A una Warner targata 260 RGIC. Comunque signori, per avvisarvi, un 4x4 molto grande. Aspettate. Buonasera signora. Salve gente. LSPD. È stato vicino alla vendita. Salve. Vedete di fare un passaggio. Sarebbe così gentile da entrate, fornirmi patente, libretto e documento di circolazione? Certo. Grazie. Tenga. Aspetti un secondo. È stato avvistato un veicolo 4x4 fuori strada vicino alla vendita. Cortesemente fateci un passaggio, ma non entrateci dentro. Adamo, no, ci andate voi? Okay. No, siamo al Vanilla Unicorn in questo momento. Ah, ci andiamo noi allora. A fare un traffic stop, andate pure voi. Ok, torno subito, aspetti pure qui, stia tranquillo e facciamo il prima possibile, risolviamo la questione. Non si preoccupi. Chi è il soggetto? Allora, il signore si chiama Luigi De Angelis, 29280, targa 260 RGIC. Luigi De Angelis, ok. Non ha precedenti penali, nessuna patente valida sul database, patente valida pure sul documento. Patente valida, okay. Sì. Tutto, la targa corrisponde con i documenti? La targa corrisponde. Perfetto. Allora, vediamo se è registrata la macchina. Sì, è registrata. Ah, nome di Luigi De Angelis, ok, perfetto.
Cioè. Andava a 93 km all'ora, per questa volta possiamo chiudere un occhio, dato che non ha precedenti Sì, penali, infatti. nulla, quindi vada pure. Sentiglielo. Ciao Doc Lintop, benvenuto in live. Allora, signor De Angelis, Sì. tutto ok? Alla fine andava un po' troppo veloce, eh? Lo so 93 km/h, sa cosa è che il limite successo. massimo consentito con la tolleranza è di 85, Sì, no, mi dispiace, ma purtroppo ho fatto tanti giri per fare beneficenza. Stavo finendo benzina, me ne sono accorto all'ultimo. Mi dispiace. va bene, non è un problema, questa volta abbiamo deciso di chiudere un occhio, Ah, tanto grazie mille, che Dio vi non ha benedica. precedenti e non ha nulla. Questi sono i suoi documenti, glieli A ritorno posto. indietro, ecco lei. Grazie mille, ancora, scusate E ancora. gentilmente, mi raccomando, presta attenzione a come guida, soprattutto di notte, Sì, che non ha si sa mai, ragione, esce agente, qualcuno. scusate. Grazie. Beh, Arrivederci, può scusa andare, aspetti ancora. un secondo, quando vede spegnersi i lampeggianti Sì, significa che siamo a prego, posto e si prego, so allontana. com'è. Arrivederci. Arrivederci. Braccio, collega. User joined Cosa? the channel. Il braccio. Oh, ce l'ho teso? Sì. Sì, è questione di tendini, c'è un po' di tendinite, sa? Niente di che. Può andare? Va bene. Siamo Sì, passati da un invece traffic stop a caso esatto. a due di fila. Noi ci ripassi, ci mettiamo qua. Facciamo qualche controllo. Ho visto che c'è tanta gente che corre oggi. Sì. Che chiamata era quella di prima? Poi Non lo non so, non ho ho. risposto io. Manix. È troppo bello sto posto, Manix. Ormai te l'ho rubato. Ormai te l'ho rubato, Manix. È troppo bello, qui ci becchi un sacco di gente perché tutti che vengono dal Vanilla. Però ormai lo conoscono, ormai. Bisogna trovare dei Ah, comunque, belli. collega, quando vuole, se mi dà il suo numero, così almeno Già. ho qualcosa da fare Eccoli, quando sono Toto. fuori servizio. Se ci andiamo a prendere la cosa, no, Cosa? dicevo, se mi dai anche il tuo numero, così almeno quando siamo fuori servizio possiamo Sta parlando con me. andarci a prendere la cosa. Se no, sono sempre solo, non so che fare. Ogni tanto vado con Io Simon non esco fuori e servizio finché non faccio carriera. Ares. È una Che palle. mia codice etico, una mia appunto, basta, me la sono impuntata e finché io non arrivo a un grado, diciamo, in cui posso dire ok, sono a posto nella vita, non uscirò molto fuori servizio. Una palla. Comunque il mio numero è 983 Sì. Ok, 1199. buonasera, cadetto Price. vuole il Inizio di mio oppure le 800 che faccio una porto giù la chiamata? mandi un numero di telefono così mandi un messaggio così me lo Ok. segno. Un momento. Eccoci Totò, bastardi che ci facciamo le Ecco, non ho fatto in tempo, appunto. Ok, perfetto. Qui ad Comunica, Amo 1 così vado. stiamo effettuando un traffic stop in prossimità al negozio di vestiti vicino a Vanilla. Una Brioso targata 466MRG. Passo. Ricevuto. Prego, collega, vada. Un chiacchiera palito. Buongiorno signori, l'SPD. Salve. Salve, Buongiorno. collega. Guardi, la stiamo fermando per un Preso anche voi la velocità, vero? controllo. Cosa? Avete preso anche voi la velocità? Sì, è 992. Un secondo. Era la mia 97. Ah, sono No, non 97. Va bene. 97. Dicevo, la stiamo fermando perché andiamo un po' troppo veloce. 97 km/h su 85 che è il limite. Se non le dispiace, mi dia documento di circolazione, carte di identità e libretto, così facciamo un controllo veloce. Adesso controlliamo chi è, controllo sul database, sergente, Vi vediamo un dico po'. già che devo rinnovare la patente. Va bene, c'è qualcosa che non va bene. Ah. Ok, mi Ah, dia Toto, lo anche so, ce l'ho l'identità, mi apposta. scusi.
Mamma mia. Ok, attenda pure qui e non si muova, però torno subito. Individui va maglia rossa fuori dalla centrale di polizia. Sì, chi è il soggetto? Signor Matthew Adami, 12499, targa assegnata 466MRG. Il signore, quanto pare, risulta privo Matthew di patente. Ha molteplici precedenti penali. Furto e ricettazione. Oddio, un attimo, mi sei chiuso il database, un secondo. Sì, sì, faccia con calma. Allora, si aggiorna, se stronzo, mi tira giù tutto. Matthew Adami. Ecco qua. Furto e recitazione, resistenza pubblica ufficiale, insulto oltraggio pubblico ufficiale, resistenza pubblica ufficiale. Cioè, resistenza pubblica ufficiale possono essere anche mancato alt, quindi... Esatto, quindi infatti ho due mancati alt, registrati nella stessa data, diciamo, dei due arresti. Vabbè, non ha la patente, eccesso di velocità, no. Procedere con fare una multa dell'1%. Comunque sì. Sul database ce l'ha registrata, bene, l'auto è sua, corrisponde con... Sì, l'auto è sua. Vediamo se è registrata. Controlli un attimo questo, però l'auto è sua. Conto 466 MRG e Brioso, sì, è registrata, metti a dare. Ok. Perfetto, vada pure a fare la multa. Allora, signora Dami, ecco a lei i suoi documenti. Allora, guarda, è quello che guido io ora, perché comunque non ha il documento. Eh sì, abbiamo rilevato che lei non ha la patente, guidava ad una velocità di 97 km orari su 85 massimo consentito con la tolleranza limite. Abbiamo deciso con i colleghi di farle una multa dell'1%, se è possibile faccia guidare quello che è accanto a lei, visto che lei a questo punto non ha una patente valida. E niente, questo diciamo la sanzione che abbiamo provveduto ad elevare a lei. Una contravvenzione dell'1%. Un attimo che le faccio il verbale. Scenda il passeggero. Passeggero scenda per evitare che la multa vada a lui. Una volta non si sta zitto questo. Tutto sta casino per una multa. Allora, ecco la multa. A figli? Che vuole intendere con questo? Per favore, non dica stronzate, altrimenti sono costretto a risponderle male e poi la devo portare anche dentro. Vada via senza fare insulti e sta meglio lei, sto meglio io. Arrivederla. Ti faccio guidare all'altro. Sali, quanti, sali soldi quanti soldi ha pagato la multa? 362.88. 362, ok. A posto. Mi fa pure le conti in tasca questo. Ehi, sergente! Arrivederci. Un attimo solo che compilo la multa, che mi ha tirato giù il... No, tranqui. Il database ogni volta, quando si aggiorna, cancella tutto quello che stai facendo, Tranqui, tranqui. Posizione, siamo sulla Strawberry. Qui abbiamo uno traffic stop terminato. Strawberry. Avenue. Stavo segnando il suo numero prima, aspetti, continuiamo. 362 multa, causare multa, ci sono già scaduta. Perfetto. Ecco qua quante multe stiamo facendo. Quante multe che stiamo facendo, mamma mia. Un sacco di traffic stop, oggi facciamo una strage. Ieri era una serata, una giornata noiosa. Oggi tutti che sono non in regola con le patenti, tutti senza... Eh sì, ci troviamo nel giorno, in pratica, valutando insomma la serie di giorni, siccome si rinnova ogni 3 giorni se non sbaglio, no? Valutando le serie di giorni, oggi è proprio il giorno in cui, il giorno dopo a cui scadono le patenti, quindi oggi ce ogni 7 giorni si scade la patente. Quindi in questi giorni ce l'avranno così tutti scadere. Nonna Cheng, bella nonna Cheng, mi sta simpatica. Corso del motorino. Sì. Era lentata apposta. Già. Ho
87, beh, se ne frega, 87 è poco. Conti a Jetta Smith che sono 3 volte che provo a segnarmi il suo numero e sono 3 volte che lei mi manda in inseguimento e spengo il telefono, quindi spero che questa sia la volta buona, Se lo segni? Se lo segni, eh? Sì, già l'ho segnato, già l'ho segnato, ora mando il mio. Mandi il messaggio, sì. Ok, gliel'ho mandato, questo è il mio. Vediamo. Non mi è arrivato, questo è il problema. Se l'hai segnato bene? Sì, 9831199, giusto? Sì, 9831199. Non è arrivato nessun messaggio. Sì, gli ho appena mandato un messaggio. Non mi è arrivato. Sì, dove ho scritto il mio. Non mi è arrivato. Non è arrivato niente. Oddio, ho sbagliato. Ecco. No, tutto a posto. Diciamo. Sì. Se no, provi lei a inviarlo a me. O meglio, spero che gli ho dato il mio numero giusto. Perché io. Dammi il tuo numero allora, vai. 7296276. Vediamo, Eh sì, mi è arrivato il messaggio. Ma sotto il mio nome o un numero? No, sotto un numero a quanto pare. 983. Aspetta, che forse vuol dire che ho sbagliato io a segnare il numero. Esatto, ma devo forse essere proprio ritardato. Che è probabile. Però, sì, mi sono arrivati i suoi messaggi. Vediamo un attimo. No, aspetti, la sto chiamando. 983199. Sì. La sto chiamando. L'unico problema è che, insomma, non me l'ha segnata. La devo. Provo, sti telefoni sono un po' fregati. Forse. Dai, proviamo. Provo a cancellarla e a risegnarla. Dai, vediamo okay. Se va. Intervento. Ma che? Ma che? niente. Metti il lampeggiante, se no non ti riconosco. È a posto, ciao. Ok. Detective. Che cose che capitano. Difficile di conoscere quella macchina. Ah, sì. Guarda questo con lo scooterino qua. Mi sa tanto di uno che mo fa un'infrazione. Cioè, me lo sento proprio. E invece no. E invece no. O meglio, per il momento, no. Già. Non so se ha notato, comunque i tassisti sono quelli che guidano peggio, cioè totalmente incuranti del codice della sì, strada. Sì, lo so. L'ho notato. Qua tutti coi telefoni, ormai da quando ci sono i telefoni stanno tutti coi telefoni, cioè stanno solo a guardare i telefoni, boh, non so. Bah,
tipici tamponamenti da polizia municipale. Comunque ci hanno rubato il posto, hai visto, Smith? C'è un'altra pattuglia, non so chi, che si è andata a ficcare là. Lo sceriffo, forse. Ah, credo sia Kelly. È detto Kelly, è lei che sta facendo l'autovelox, per caso, curiosità? No, negativo, sono in città e un attimo, sto facendo le cose. Ah, 10-4, Adam 3. Ce l'ha solo tra Adam 3. Già. Sì, anche io ho dovuto abbassare i limiti in autostrada, ma bisogna parlarne con lo staff e tutto. Alcanzano infatti a parlare con lo staff per questo, perché non sono raggiungibili da nessuna macchina, quindi... Infatti, cioè, non sono raggiungibili i limiti, quindi... sarebbe da abbassare quelli in autostrada e quelli nelle strade extraurbane, così per equilibrarli. E poi, vabbè, quelle città vanno anche abbastanza bene. Vabbè, ci sono momenti in cui non puoi muovere un passo e momenti in cui... Ok, 120 è un po' troppo basso. Però ok, 135 mette... Madonna, sto parlando del palo. 135 metterei. Metterei 135 in autostrada, 110. Groove Street, quella rotonda di Groove Street lì è stata sempre un danno. Sì. E 110 magari nell'extraurbane. Ovviamente allarmi. Vabbè, Groove Street ormai è famosa per questo. Vabbè, ma quello sono casi a parte, non so se non ci arriva una regina. Pronto, pronto meccanico? Pronto, Garcia? Meccanico? Salve. Mi può venire qua la Wazel News cortesemente, che ho la macchina un attimo in panne e non mi parte più. Ah, va bene, ok. Grazie mille. Salve. Caldo oggi, Sì, infatti mi sa che devo cambiarmi la divisa tra un po'. Sono già tre ore che ce l'ho addosso e sto sudando un po' troppo. Ragazzi, mi ricevete? Sì, ti dicevo. Allora, sto per andare a parlare con una persona al porto, ok? Vi manderò la chiamata polizia e indica la posizione in cui sono. Non venite là, ma circolate in quella zona. E chi è la persona? È il signor... cioè... Non si è sentito... Aocen. Il grossista, Aocen. Che è appena passato al numero 10 davanti a me, lo lascio andare, quindi... No, il grossista non era lui. Cioè, il signor Aocen è... Col furgone di grossista. Sì, ma sto partendo adesso dietro a lui, il Vanilla. Ok.
E dov'è che vai? Scusami, Costantani, che non ho capito bene. Zona vuoto, adesso manderò la chiamata. Va bene, a posto. Avvisate gli sceriffi che non devono riprendere la chiamata. È solo per... Sceriffi, la prossima chiamata è per noi, eh. Non la prendete, grazie. C4. Chissà, c'è un po' di azione. Devo fare un piccolo con stare un po' qua in zona da stare, perché un collega mi ha chiesto di tenere sott'occhio la zona qui. Che devo dire. Poi questo furgone, sto cinese. Questa qui è di giù in fondo. Ok. Smith 10-4, il codice 4. Ok. Non dobbiamo più farlo, vero Smith? No, no. Ok. È stato un bel posto dove stare appostata. Dove? Segui. Okay, se ti fermi in questa posizione esatta dove sono io, vedi tutto benissimo, vedi? Fammi andare. Ok, sì, hai ragione, bravo Smith. Ma, ciao. Bella. Ciao. Silenzio radio, gentilmente. Smith, sappiamo la posizione o no? No, no, ma quella lì è quella la chiamata, dove c'è la chiamata. Adesso aspettiamo, vediamo cosa ci dice. Boom. Boom. Credo che siano i fuochi d'artificio, sa, li sparano spesso. Cioè, questa città qua. Sì, le usano purtroppo. Cioè. Ci ripiazziamo qui? Sì. È un luogo molto fortunato, da quanto pare. Fortunato per noi. Ah, vabbè, ovvio. Ma ricordiamoci che stiamo solamente mantenendo la calma. Cioè, se non ci fossimo noi, questi si schianterebbero ogni giorno per le velocità a cui corto. Mi muto, eh? È tutto a posto. Ok. Costantine. Mi si è mutato. Senti. Ormai. Ma porca puttana, cosa aveva detto che non ho sentito? Si è incontrato con una persona. Col grossista nella zona del porto e in fondo al porto e ha detto di stare in zona, di controllare e vedere cosa succede. Sta arrivando anche l'altra grossista adesso comunque. Boh, io sono sui parcheggi sotto, signori, c'ho la macchina undercover, quindi non penso che guardino là. Dobbiamo aspettare qualche comando o... No, di stare in zona solamente, ho detto. 10-4. Ho
Non ci passa nessuno. Ti preoccupare che tra poco arriva qualcuno. Vabbè, ne approfitto per tentare di nuovo di segnarmi il tuo numero di telefono. Ogni volta che provo a farlo passa qualcuno, quindi mi sa che la volta buona. Non è possibile, porca, avevo quasi finito di segnare. Spinga motore. Qui Adam 1, siamo facendo un traffic stop di fianco al bar in piazza centrale. Prego. Collega, vado. Vai, vai. Qui Adam 3, abbiamo trovato una moto senza tag al presso il discount. Passa. Adam 2 o Adam 3? 2. Ok, signori, lasciatela là un attimo. Buongiorno, l'SPD. Non fatevi vedere al discount, girate intorno alla zona. Guardi, l'abbiamo fermata per un controllo. Le dispiace se mi fornisce patente, libretto e carta d'identità? Certo, l'unica cosa è che o mio fratello scende oppure se lontana un attimino si chiede da lui. Comunque. Sì, sì, lo faccio scendere, lo faccio anche allontanare sul marciapiede. No, sono in regola anche i suoi, però immagino che... Era già stata sequestrata la moto santa targa di CJ. Sì, non si può. Allora, va bene, questo è il documento. Adesso dunque invece gentilmente la carta d'identità. Arrivo. Va benissimo, attenda qui, arrivo subito, facciamo un velocissimo controllo e la lasciamo andare, signorina. Va bene, nessun problema. Allora, collega Ilenia Marchesi, okay. 9595, targa 516. E con il veicolo corrisponde? Sì, il veicolo corrisponde, 516 Charlie Echo. Oh, corrisponde? Vediamo, 516, una Felon, sì, Ilenia Marchesi, sì, corrisponde. Non ha precedenti di multa né nulla, la patente è valida. Patente in regola. Ok, stavolta possiamo farla andare e niente. Come giusto per curiosità, andava più veloce, giusto? 9,90 andava. Ok, glielo richiamo su. 10 km di eccesso. Yep. Allora, signorina Marchese, con lei i documenti e tutto. Grazie. Quanto... allora guardi, l'abbiamo fermata perché lei andava a 90 km orari. Sa che il limite in città con tolleranze di 85 km orari massimo, vero? Sì, è vero, beh, purtroppo il limitatore è soltanto a 90 blocca. Lo so, capisco, ma purtroppo la legge non ammette ignoranza, certo, questo non lo giustifica questo. Però per questa volta, siccome è tutto in regola, la fedina penale pulita e via dicendo, abbiamo deciso di non prendere nessun provvedimento e di non fare nessuna contravvenzione. Grazie mille. Però le chiedo di andare un po' più piano, gentilmente, mi raccomando, certo. Di rispettare i limiti. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro, signori. Buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Adam 2, ci fermiamo a fare il provvedimento vicino a Vanilla. Perfetto. Può andare. Anche questa è fatta. È per la quarta volta. Attenzione, questo va segnato da qualche parte. Non sono riuscito a segnare il numero. Che è clamoroso. E vabbè. Intanto ormai me lo sono imparato a memoria.
Traffic stop completato. Hanno detto qualcosa in radio per per Constantine? Niente, niente. Sono già arrivato al posto. Ok. Dici o questo? Quella moto senza targa, cosa ti ha fatto? Gliela mi ha fatta posare. Ah, ok. Di sicuro tra un po' la prende, la troviamo in giro, in giro, facciamo un inseguimento. Se ci speri. Vediamo se stavolta non lo prende il palo. Ah, applauso. Abbiamo novità su John? Non è più. Qualcuno è in zona? Negativo. Sono, noi siamo a Grove Street. Qualcuno può recarsi vicino a Vespucci? Ma non è a Cotto. Perché? Che cazzo? Si trova al porto, signori. Oddio, questo è stato brutto. Vespucci, avevo capito. Eh sì. Vespucci non c'è un porto. No, è il porto vicino al magazzino dei grossisti. Quella downtown. Ok, sì. Allora esattamente. Male. Non capito male. Tutto giù, vi dico anche quartiere su. Sì, sì, no, lo so, lo conosco. Non capivo il fatto che sono così. Basta silenziare. Che... No, è quartiere 39, Garcia. Ok, grazie. Collega. Dica. Affanculo. Via. Si è fregato il nostro posto, stronzo. Vai. 124 con lei. Che cosa? Niente. La pattuglia una, vicino a noi. No. Veniamo per backup, dove ti trovi? Dietro la stazione dei sceriffi, non si ferma. Stazione sceriffi, un rancher grigio, non si ferma, si è fermato le sirene. Dove ti trovi ora? Sta andando giù, direzione sud, si è fermato. Ok. Venite qua per backup. Sì, che sei da solo. In arrivo. Chi va a fare backup? Qui Adam 3, stiamo andando per il backup. Siamo arrivati per il backup. Siete Adam 1 comunque. Circolare, non c'entro lei. Via, via, circolare. Sto effettuando un traffic stop, veicolo targato 985 VVJ. Ti stronzi. Ma chi cazzo è quello? Ma allora, ma è sparito. Non mi dica che è quello che correva là qua dietro, se no dobbiamo rincorrere. Ma è sparito.
No, c'è, credo ci sia. Boh. No, ma è anche più quello dietro. No, è girato a sinistra, si è buttato nelle no. Nei campi. Si vede? Affermativo, sì. 4. Ok. Allora, adesso mi servirà una pattuglia in centrale, perché dovrò effettuare un riconoscimento facciale da parte di una persona per due sospettati. Ok? Chi è disponibile? Adam 2, arriviamo noi allora. Ok, andate in centrale, adesso convoco in centrale queste persone. Centrale Vespucci, confermi? Sì, confermo. Arriviamo. Salve colleghi, allora praticamente ha già una guida pericolosa, un eccesso di velocità, andava a 124. Vai, 39,5%. 5%? Eh sì, okay, perché tra i 21 e i 50. Evitiamo la sospensione. Prego, vada pure. Evitiamo la sospensione della... Ah no, a parte che non c'era tra i 21 e i 50, ok. Quindi 5%, perfetto. Sì. Già, tutto ospite si è già povero. A posto colleghi, grazie. Prego. Traffico stop terminato. Detective, noi siamo qua, noi c'entriamo. Ok, allora, sta arrivando adesso un signore che aveva effettuato la denuncia e poi procede a convocare i sospettati. Vabbè, noi aspettiamo qua. Questi veicoli in mezzo alla strada. Comunque, se facciamo subito, gli rinculiamo il posto al collega. Esatto. A posto. Ok. Perfetto. Sentite i miei rumori mentre parlo io, rumori sotto fuori tipo cose così, stanno tagliando l'erba di fianco a casa mia, stanno tagliando.
Mi sa che se non caccio il telefono e incomincio a segnarmi il tuo numero non ci passa nessuno, lo riproviamo. Adam 1, potete convergere un attimo al garage centrale per una... per un aiuto? Vieni C4. Ah, hai visto, appena caccio il telefono per fare qualcosa... Dove esattamente? Al garage centrale proprio. Ok, perfetto. Facciamo fare ad Angel che non ha mai fatto un sequestro? Se vuoi, sì, va bene. Angel, il tuo momento, vadi. Sì, sì, anche se già l'ho fatto un sequestro, però chiamo vabbè. Chiamo un meccanico, intanto tu vedi di chi è. Chiamo lei. Chiamo un meccanico, sì. Poi se riesci a metterti una mascherina perché mi stai flashando, Elisa. Cioè, non è una cosa positiva, non è che... Mascherina? Mm-hmm. Boh. C'è neanche lì una, cos'è? Una strage qua, o devo controllare? Debra non risponde. Quell'altra va bene abbastanza. I meccanici affiliati non ci rispondono, chiamo i servizi. Ok, quella lì è proprio poco oltre la linea, cioè. Va bene, ecco, il servizio ha già risposto. Asaggio, dimmi. Salve, tutto. Buongiorno, sono l'agente dell'SPD. Ci sarebbe bisogno di un meccanico con un carro attrezzi per fare un sequestro al garage centrale. Va bene, Asaggio, sto arrivando, salve. Sono già lì, ciao. Edward Baskets. Senti i rumori e te parlo? Sì. Sì. Agente Smith, mi sente? Sì, ti dicevo, dimmi. Per caso nella tua bodycam ancora il video del garage centrale di ieri? Per l'intervento della rissa? Cosa ripeti, Erfore? Per caso lei nella sua bodycam, all'interno della memoria della bodycam, c'è ancora il video salvato dell'intervento al garage centrale di ieri? Sì, dovrebbe avercelo in teoria. Sì, ce lo dovrebbe avere in teoria. Sì, questa. Vediamo. C'ho una ventina di video da sistemare, quindi poi pian piano arriverà. Ecco qua. Carichiamola, portiamo via. Appena riesco, vero? Va bene, Oso. Ve la porto al solito posto? Se vuole, continuo in pattuglia io con lui e me ne metto a posto il video. No, non c'ho proprio voglia perché ho i droni, quindi non posso interrompere la pattuglia. Ah, ok. Aspetti, ne veniamo dietro, Hai fatto la foto alla macchina, vero? Pronto? Sì, possiamo andare. Perfetto. Andiamo. Sali. Un secondo.
Constantine. Oddio, mira. Gnori? Che è successo? A posto? Tutto a posto? Oddio, una terra davanti alla centrale, ripeto, persona a terra davanti alla centrale, chiamiamo subito ambulanza. Arriviamo. Ci ho fatto sequestro. Ripeto, un po' sentito. È esploso un'auto vicino alla centrale, non sappiamo come. Se posso chiedere, può fare veloce, chiamo l'urgenza in centrale. Aspetta. Oh mio Dio, aspetti. Oddio, che la ritiro su. Aspetti, okay, raga, tutto bene. Molli, molli, non si preoccupi, non esplode. Ok, ecco. A posto. Collega, ma solo io la vedo un po' in fiamme questa macchina. Sì, ma non siamo in zona di sequestro, mannaggia. Ma come no? No, sposti il camion. Aspetti. Veloce, che non vorrei che esplodesse. Collega, ha fatto? Al fuoco! Fuoco! Non si spegne, oh, non si spegne! Non si spegne! Cazzo. Ecco! Ok, io gli ho sposto il giro di sequestro! Grande collega! Sì, vi dicevo! Gliela sposto! Ah, sì, era sposto per fuori! Fortuna avevo l'estintore! Ok, va bene, qui deve andare bene! Va bene, Ozzo, ciao! Sì, perfetto, Rancher X. Perfetto, arrivederci signor, quanto le dobbiamo? Le faccio la fattura da 2,50. Oddio, sì, va bene, faccia. Ecco qua. Qua te lo occorre, arrivederci. Arrivederci. Oh. In questi meccanici qua che si fanno sempre pagare, ma porca di quella bottana. Ok. Che cavolo, ne ho combinato in centrale. Ok, agente Smith, mi scusi un attimo, ma sto facendo il verbale del sequestro. Colleghi, noi andiamo in ambulanza, andiamo in ospedale, andiamo a farci curare. Ma per fortuna respira ancora. Ma che è successo? Siamo alla procedura. Ci sto girando sul posto. Sposti l'auto che adesso arriva il meccanico per spostare via il veicolo, se non riesce. Agente Smith, attenzione che ha la gamba sotto, Ok, agente Smith, resta un attimo in auto a fare il sequestro. Ci sono due signori con la bicicletta che stanno scappando, hanno cercato di rubare un cane. Elisa, vengo con voi. No. Ok, si vede che lo faccio dopo. Chi? Chi? Dove? Due signori in bici, sempre gli stessi. Ma questo vedo che sia un altro. Ma sa, fa un culo se urla sempre. Non è Garcia, E che cazzo li trova mosti qua? Vabbè, teniamo gli occhi aperti. Ah, io manco il cerco. Non li troviamo più questi. Vai verso il molo qua davanti. Quello dove ci sono le barche, un po' più avanti.
Dove? Loro si fanno tutti i muletti avanti a destra. Destra? Loro si fanno... sì, che non si nascondono qua, perché si fanno tutti i muletti e poi arrivano piano il palo. No, no. Non c'è un cazzo. Basta, chi trova più. Chi trova più quelli. Mannaggia. Però ne ha preso uno, Garcia, mi sembra. Sì. Non ho capito come ha fatto vedere fino a lì, Garcia. Cioè... Dunque, signori, ne ha preso uno in custodia, aspettiamo gli altri. Ma che è successo in centrale prima? È scoperto un veicolo. Portami il mio veicolo qua che lo prendo. Perché mi hanno aperto il veicolo dietro? Che cazzo? Porco. Oh, tutto bene? Sì, sì. Da chi vado? Dalla polizia che ha chiamato? Da lei per pagare? Non lo so, da chi vado? Mi dica. Constantine. Dimmi. Che è successo? Non lo so, si vede il motorino è scoppiato. Madonna. E che è rimasto ferito? Hoffman era quello che mi doveva fare riconoscimento. Lui. Mamma mia, poverino. Spero che sia bene. Va bene, va bene. Ai! Oddio! Costa tanto! Cosci tua! Va bene. Chi è quello? Un attimo, anzi, relax, devo fumare dopo questa situazione. Guarda. Sì. Vabbè. Buongiorno. Non può parcheggiare qui la sua auto. Ah, ok. Ma parcheggi dall'altra parte della strada. Vedi che ci sono degli altri parcheggi dove ci sono i nostri volanti. E se spostiamo le nostre volanti, può parcheggiarla lì l'auto. Va benissimo, la ringrazio. Ok. Mi sposto la volante al collega, chissà poi. bisogna sempre stare attenti. È la mia pattuglia questa. Chi sta parlando? Bisogno forse? Salve. Non lo so, salve. Parli con la mia collega. Sì, l'ho visto. Parli pure con la mia collega in macchina, devo registrare un attimo un verbale. Ma avete chiamato? Avete chiamato il meccanico? Già arrivato? Eh sì, io sono un meccanico. Ah, è lei che ha chiamato? No, io? Ma è lei che ha risposto alla telefonata? Io prima sì. Ma poi ho visto che c'è stato un altro meccanico qua. Vabbè. Sì, era un altro meccanico, è arrivato. Vabbè, purtroppo i miei dipendenti non ci sono, quindi sono dovuto intervenire io. Lì c'è un motorino, non so che rosa è da rimuovere, però quel motorino lì. Ma non lo so. Allora posso collega? Stavo occupando un altro, un detective, che adesso è sparito. Ho capito. Vabbè. Va bene, grazie mille. Prego. Arrivederci. Che poca gente oggi c'è lì. C'è una pattuglia disponibile a venirci a prendere all'ospedale. Grazie. Arriviamo noi. Arriva Adam 3 che sono... Ah, vai te Adam 3. Sì. Vediamo che vuole quello. Venica, ha bisogno? Come sta gente? Tutto bene, lei? Beh, benone, sono stato convocato dal detective... ho dimenticato il nome, caspita. Garcia? Sì, esatto, Garcia. Ok. Sì, mi ha chiamato per una... Detective Garcia, c'è un signor... Steve Alba che l'aspetta fuori dal centrale. Che sì, l'ha... sto arrivando, sto subendo un arresto. Ok, perfetto. E un attimo, sta facendo un arresto. Un arresto? Sì. Arriviamo. Ma mi ha telefonato per un appuntamento. Siamo in grande città, ecco, diciamo che può capitare un arresto da fare. Attenda pure dentro, sono delle sedie. Ah, ok. No, preferisco stare qui all'aria aperta a chiacchierare con lei. Gente. Qualcuno ha rotto sta macchina. È un po' rotta. Deve andare in servizio? No, non è mia. Ok, le piace questa macchina? No, però l'hanno rotta. Ah, sta fumando. Fuma. Forse è il caso di chiamare qualcuno. Ma hanno rotto la pattuglia di un collega. La pattuglia. Vedi che era la lampeggiante? Già. Bellissimo. Guarda, faccio vedere il lampeggiante. Anonimo, fantastico, guardi. Anonimo, eh. Madonna, esagerato.
Che sta a fare gli inseguimenti in borghese? Chi se ne accorge? Sì, sì, l'autocivetta questa. Infatti, eccezionale. Che pensata geniale. Bello, bello. Allora il crimine ha ben poco scampo con voi in giro. Cioè. Totò! Caspita, è un arresto, marca miseria, mi ha chiamato 5 minuti fa. Ho detto parto da Sandy che sto pescando. Ha fatto un viaggio impazzito. Aspetti un attimo, arriva subito, arriva. Ha fermato tutto il mio business. Adesso farlo riavviare. Scherzo, ovviamente. Dato, io ci sono, gli fumo una sigaretta. Spero che non dia fastidio. No, no, prego, prego. Tanto siamo all'aria aperta. Però le fa male. Signorina, una persona così gentile e carina, vederla fumare non è proprio il massimo. Vizio, brutto vizio. Già. Cosa sta? Sì. Ti hanno rotto la macchina, salve. Vedi che fuma? Da un po' mi è sta da problemi sta macchina, però vabbè, finché fuma e non esplode va bene. Vado a prendere Hoffman all'ospedale. Va bene, guarda che devi far andare a riparare, perché finché fuma poi dopo un po' inizia a far bruciare, eh. Vabbè, finché vado. Molto positivo, ecco. Finché la barca va. E poi tra un po' sentiamo boom, che esplode. No, no, secondo me sa quel che fa. Speriamo. Bella questa centrale. Allora mi ha chiamato il detective Garcia, mi ha detto venga in centrale quella nuova Vespucci. Ho fatto vabbè, ma quella che sta sul molo? Dice sì, quella nei pressi del Burger Shot. Perfetto, sono andato alla centrale al molo del perro. Che non c'entra niente. Come c'è una bella, c'è una centrale anche sul molo, lo sa? Sì, sono andato a quella io. Però è piccolina. È piccolina, infatti ho parcheggiato, non ho visto nessuna macchina fuori. Sono entrato e ho detto ma strano. Ok. Sono riuscito e si è detto ma guarda allora mi sono sbagliato, infatti ho cercato bene e trovo qui. Salve. Salve, arrivederci, buon lavoro. Arrivederci. Salve. Oh, ciao Steve. Vito, come stai? Da posto, te? Alla grande. Che ci fai qua? Stavo a pescare, mi ha chiamato il detective Garcia per fare una deposizione come testimone oculare dei fatti avvenuti ieri al garage centrale. C'è stata una rissa, hanno lasciato 5 persone per terra. Minchia. No, addirittura. Addirittura, 5 persone. Sì, boh, 4, 5, non lo so. Io manco mi sono accorto, io stavo là, ma non mi sono accorto di niente. Ci stava... Che c'è stava? La moto... Di chi era? Quella moto tutta forforesca elettrica. Ah, l'ha mandata in prigione, praticamente. Vabbè, sono stato là, l'ho guardato, sono messo a guardarla, ho sentito gli strilli, mi sono girato, 5 persone a terra. Se forse se gli togliamo la pena, torna qui con l'elicottero. Vabbè, quindi niente, andava così. Voi invece tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Allora io dico. Siamo venuti qua anche noi in deposizione. Garcia? Vieni una cazzatina. Perfetto, io torno in pattuglia allora. Ok, vabbè, allora. Corriara, corri! Semplice, tranquillo. La maschera, Elisa. No, scassau, cazzo. Ti sei comprato anche te il macchinone? Io? Come? Resti brutto. Ah no, scusa, è Totò, sei comprato il macchinone. Che si è fatto? Arrivederci. Si è fatto un specie di quelli lì, come si chiama? Guardian, come si chiamano? Sì, il bestione forse, credo, sì. Ogni volta che Grazie, che combinato. Ragazzi, già mi stanno facendo girare i coglioni questi qua, ok? Perché mi vogliono sospendere. Chi? Per cortesia. Figo. Chi? Questi qua? Perché veramente adesso mi hanno rotto il cazzo. Colleghi, c'è da andare a prendere uno a Sandy perché è stato trasportato con l'elicottero. C'è un giretto. No, io sono con Kelly. E Kelly dov'è? È in ospedale, vado da prendere. Aspetti, vengo con lui, tanto ora che esce. 2 minuti, cioè, penso che... Vabbè, buonanotte, ciao. Ma come? 2 minuti esce? Aaron. Ed esce. Ma andiamo, ci penso io, non ti preoccupare. Sicuro? Se no va bene. No, non ti preoccupare. Oddio, ho perso. Sono qua all'ospedale? Sì, arrivo. Ti ho perso per strada. Posso venire un attimo, non è perfetto, semplicemente, grazie. Arrivo. Oi.
User left your channel. User left your channel. Collega! Collega, arrivo subito! Che spavento! Collega, Dio mio, scusi, ero perso nei miei pensieri. Stavo deliberando un verbale ed ero perso nel cercare informazioni, non mi ricordavo un po' di cose. Ecco, tutto a posto, comunque tutto deliberato. Okay. Che è successo? Morto qualcuno in mia assenza? Cioè, in mia... No, no, non ti preoccupare. Ah, meno male, meno male. Colleghi, mi ci sono chiusi gli occhi poco dopo la centrale, andando verso downtown. Controllate se c'è ancora la mia macchina. C'è, c'è. Sì, c'è. Quello di... Non è in mezzo alle balle. A posto. Scendi. Obviously. Faccio benzina, salgo, poi guidi un po' tu, ok? Sì. Che non attimo andare nei pensieri velocemente. Sì, ognuno nei suoi pensieri. Io ci sono appena andato. Abbiamo qualche compito, pattuglia? Pattuglia. Buonanotte, agente. Sono svegliata alle 8. Cazzo. E già c'hai sonno, dai. No. Sono letto ieri sera alle mezzanotte e mezza. Prego, guida te. Presto. Mi raccomando, fai come funziona il coso, quanto chilometri, vero? Yes. Una pattuglia, intanto che vado via, devo portare qualche minuto. Ragazzi, il live arrivo subitissimo. Appena hai messo il conto chilometri, ci siamo. Che da mono torniamo in pattuglia. Rieccomi live. Rieccomi. Adesso andiamo a vedere un po' il centro città. Giriamo da qui e andiamo in centro città. Vuoi guidare un po' tu o continua a guidare io? Come vuoi tu? Continua. Per me è indifferente. No, mi sa che dovevi uscire. Ah? Dovevi uscire dall'autostrada, mi sa. Vabbè, già. No, aspettando, ma faccio il giro tondo. Sì, era... giusto per fare un giro anche da qua. Così faccio il giro tondo e mi ritrovo dall'altro lato, poi sbuchiamo da downtown. User joined your channel. User joined your channel.
Costante, dobbiamo fare ancora il riconoscimento. Avete ancora Vado avanti. Ok. No, non è in pattuglia, deve essere ricoverato. Ah, ok, a posto, grazie. E... Aaron, mi prendi un giubbotto antiproiettile, per favore? Ha sentito anche lei, collega? Cosa? Un rumore del genere, insomma. Boh. Capita. Che palle, solo 81. Pensavo che stesse sfrecciando. Uff. Sì, anche io. Sessanta. Hai messo il chilometro orario, vero? Sì. Ok. Lo speravo di aver messo le miglia orarie, ma non... No. Che? Niente. Tengo un po' riscaldato il motore, così se dobbiamo partire. Bene, bene. Questo è i fuochi d'artificio, come che scoppiano? Questo penso che era un petardo. Caspita, questo stava correndo abbastanza, ma era un collega. Ci prenda lontano la webcam. Thank you.
Hai visto quella che lì alla nostra destra, quello che gli ha zoppato la macchina? No. Sì, va, ha lasciato qua il parabrezza. E niente. Vabbè, lascia stare, lascia stare. Non c'entra nulla, no, non fa nulla questo, è un... perché non fa niente. Vabbè. Ritorniamo là. Anzi, magari fermiamoci qui stavolta, vediamo se qua è più fortunato. Vabbè, andiamocene in pattuglia in giro. Basta, sarà appostati, sennò... Tanto non prendono, non abbiamo trovato un cazzo. Tanto non vanno veloci. Vabbè, però ne abbiamo fatti già abbastanza all'amo, eh. Quindi... Sì, sì, possiamo anche andare un po' in giro. Ok, giretto al vanillo. Ci fermiamo un po' lì. Signore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Vabbè, buon pomeriggio, tutto bene? Benissimo. Nulla da segnalare, nulla di strano? Nessun mal capitato, nessun male intenzionato. Tutto bene? Buona continuazione. Che a voi. Andiamo a scendere un po' qua o... sul marciapiede poco dopo la centrale, non è rimovibile in nessun modo, quindi deve rimanere lì. Avete provato col comune? Ha fatto il comune, non riusciva neanche il comune, quindi rimane. Ah, ottimo. È un monumento al storico. Salve signori, buon pomeriggio. Salve. Tutto bene? Come va? No. Come mai? No, niente. Va bene, va bene. Ma che cosa? Arrivederci. Arrivederci.
Beh, questi sono qui. Stand di Paleto nessuno, però possiamo arrivare. Voi avete fatto la chiamata? Che cazzo era questo? Sheriffi, voi avete fatto la chiamata? Medico. Dove vamos? Vabbè, torniamo indietro. O al massimo possiamo andare a vedere la palestra. Che se non sbaglio possiamo andare anche di qua, se non mi perdo. Deve andare alla palestra? Mm-hmm. Sì, deve stare dritto, dritto, non so, poi ci arrivi. Di qua si può girare a destra. Potevi girare prima a destra. Sinistra. Sì, a sinistra, sì. Potevi girare anche prima, eh. Ah, vabbè, sì, non volevo fare il giro. Per caso. Vabbè, ci faccio proprio tutta la strada sulla spiaggia, se riesco, così. Sì. Controlliamo che non ci siano topi da spiaggia. Sheriffi, state facendo 80.000 chiamate? No, perché ci stanno arrivando tante chiamate per quello. Ok. Ah, c'è qualcuno, sì. Sì, è qualcuno, ma che... questa terra lo vede anche lei, collega? Sì. Vabbè, fermiamoci un secondo qua. Che le sembra? Ma mi sa che sono svenuta. Niente di che. Nia. Ah, ci penserà a qualcuno. Salve, tutto bene? Tutto bene, agente, grazie. Okay, non vado a segnalare. In realtà ho sentito dei rumori, però onestamente ero un attimo distratto qua con la palestra, non mi sono accorto. Va bene, salve. Salve. Arrivederla. Sì, sceriffi, mi ricevete? Sono il dottore che ha risposto alla chiamata Sandy. No, che azienda c'è nei sceriffi queste chiamate? Ah, boh. Qua in sceriferia dove mi avete indicato, dove siete esattamente? Ah,
Vabbè, questi pali in mezzo alla strada, sì, però... Sì, ma sono... Ho avuto un problema, qualcuno... La mia ambulanza è evaporata, sto arrivando... Tanto chiamo un collega di rinforzo. Però la notte che non c'è nessuno puoi correre... Ah, sto arrivando, sto arrivando. Consigli ci deve andare, collega? No, non so, a casa, devo andare a casa, perché sento, cioè, non ci sono possibili proprio di andare a controllare così. Detective Constantine, sente, sono Detective Garcia. Collega, non mi chiodi così davanti però. Stava uscendo una persona dal garage, l'ho fatta passare suonando, la persona ha capito, lei mi raccoglie il parabrezza dietro, per favore, adesso. Se lo scendo a raccogliere lei, non so io che è chiedo all'improvviso, dai, su, ah, guarda. Detective Constantine. Aveva la precedenza lui e si è fermato per far passare a quello. In effetti. Questo carrello in mezzo alla strada, oddio. Non lo vedo io. Vabbè. Vogliamo bloccare il traffico? Hai presente quando non hai proprio la più pallida idea di che fare? Ecco, diciamo che sono in quella circostanza lì. Anche io mi sono in quella condizione. Mamma mia, che noia, ragazzi. Aggiornamenti sulla situazione, ragazzi. Ragazzi, cosa succede? Aggiornamenti? Nicola, tutto bene? Eh sì, siete in pattuglia? Ok, sarà per questo. Comunque, se volete vedere nel vostro database c'è qualcosa che vi potrebbe interessare.
Quella che lei l'ha mai sentita la canzone Faradenza? No. Aia, aia. È un problema, eh. Problema. Mi sto annoiando, mi riporti in centrale, va che sta un po' lì adesso. Va bene. Vado a comprare i simpattuglie. Se vuole continuare. Sì, adesso vedo, ma forse mi fermo anch'io per un pochino. Dai, vado un po' in bagno, visto che ormai sono un po' di giorni che sto mangiando e bevendo, ma in bagno non ci sto andando, mi sa che è il giorno giusto, ecco. Sì, sì. L'auto è la sua, vero? Sì. Eh sì. Perché Jeep è qui davanti? Perché Jeep è qui davanti? Aveva tanto detto che resterà con Queen, parcheggiamo così, ci infiliamo qua. Perfetto. Salve. Salve. Hai bisogno? Sì, dovrei fare un dissequestro. Ah, venga pure, venga. Vorrei dissequestrare la mia blista che sembra un rancher. Ah. Quella là. La blista che sembra un rancher. Esatto. Non avere forse documenti di identità, grazie. Certo, certo, venga. Ok, ho sbagliato, ho preso il documento. Va bene, faccio. Ok, un attimo, sono Edward Vasquez. No, guarda che c'è il rancher, eh? Sì, adesso c'è scritto rancher. Sono $1,600. Ecco a lei. Grazie. Allora, Rancher XL. Mi sa che ha sbagliato, agente. Cosa? Agente. Eh? Allora, mi ha prima restituito un Rancher X e poi un Rancher XL. Ho sbagliato, attimo. Sì. Aspetta, ripeto un attimo quanto è N. Non so che io. Si deve essere giusta. No, mi sa che non è giusto con quello. Non è del Rancher XL. Un attimo, che controllo. Controlla perché mi sa che non mi ha restituito niente. Ah, che casino ste macchine, mamma mia, un attimo. Belle le campane comunque nella centrale. Belle, eh? Hai visto? Mi piace, sono contenta. sono le 1:50, le 2, quindi suono. Sì, no, è giusto. La chiavetta. Ok, allora vediamo un po' qua. È un off-road, giusto lui? Dovrebbe essere, sì. È un fuoristrada, sì. Un fuoristrada. Eccolo qua, Rancher XL. Sì. È giusto quello che ho scritto? No, aveva scritto ZL, però vada, ci riprovi. Ah, così è giusto. Ecco, così sì. Dovrebbe almeno. Vede. Vabbè, in caso ci saranno problemi che non me l'ha restituito. Torni. Perfetto, e lasci detto anche ai colleghi, eh. Buon lavoro, signori. Arrivederci. Arrivederci. Collega, in effetti adesso ripensandoci. Sì, avevo scritto blista invece di rancher, ma l'ho corretto mentre loro vedevano, quindi sti cazzi. E niente. E niente, ci sta. Vabbè. Non so perché ho scritto blista, già ho scritto blista perché mi sono perso là in mezzo. Ha incollato quello sopra. Che c'è? Perché ha copiato e incollato qualche sopra, forse. Sì, sì, sì. In realtà sì. Mi sono posto, non c'è niente da fare, io rimango un po' qua adesso e posto così. Sì, io vado un attimo fuori servizio, tra un po'. Agente Angelo esce fuori servizio. Arrivederci.
Agente Smith rimane in centrale a far niente. Mi carichi il video del garage centrale cortesemente. Sì. Va bene ragazzi, la live. Diciamo che posso chiuderla qui con la mia gente Smith qua, così messa via con braccio alzato, no? Io diciamo che posso concludere qui la live. Ringrazio tutti per il follow, per tutti per essere qui con me. Ci vediamo in un'altra live domani, dopodomani, chi lo sa, vedremo. E vi saluto tanto. Se stanno uscendo tutti fuori, vi lascio da culettino umido, che è un grande, sì. Andate tutti da lui, host culettino umido, andate tutti da lui e divertitevi ragazzi. Una bimbina, ciao. Ah, prego.